Siamo con Filippo Sala, arrivato secondo subito dietro il campione Andrea Imperiale, solo 16 anni, raccontaci un po' com'è andata. Ma allora mi sono messo subito dietro di lui, ho provato a fare tutta la gara con lui, alla fine poi negli ultimi metri prima dell'ultima boa mi ha staccato un po' e ha vinto, però mi sono divertito, a me il mare così piace molto, quindi è stato molto bello. Da quanto fai questo sport? Da quando sono piccolo, ormai saranno una decina d'anni quasi più di 10 anni e mi sono sempre piaciute le gare lunghe e poi ho iniziato a fare le gare in mare un po' di anni fa con la prima su Indy Island e adesso mi diverto molto a farle, sono sempre quelle che posso le faccio tutte. Ecco, cos'è che ti appassiona di più delle gare in mare rispetto a in piscina? Ma che siamo tutti insieme, che è sempre imprevedibile, in mare diciamo non vince il più bravo ma vince il più furbo, quello con più strategia, quello che sa direttarsi meglio tra le onde. Il tuo sogno? Ma adesso non lo so, a me piacerebbe continuare a nuotare ancora per un po' e provare a fare delle gare, ancora tante gare in mare. Sicuramente adesso voglio fare gli italiani di Piombino che sono a giugno e vediamo se riuscirò a far bene. Grazie, complimenti. Grazie a te.